un saluto a Backstage. Perfetto. Io sono il maestro di Banda Improvvisa. Banda Improvvisa è una banda popolare che nasce in un piccolo paesino della Toscana, su un promontorio che si chiama Prato Magno. È un piccolo paese di montagna e diciamo che questo gruppo è un gruppo che sta diventando un laboratorio grazie alla Materiali Sonori di Giampiero Bigazzi, e in questo laboratorio incontriamo dei personaggi molto interessanti, delle attività musicali molto estreme e delle grandi attrici come Sara. Questa sera abbiamo Ruben Ciaviano, Sara Donzelli, che appunto insieme produrremo questo spettacolo. Questo spettacolo è un reading dedicato all'utopia di Balducci innanzitutto, con anche altri testi di Majakovskij, Tonino Guerra, insomma vari testi, però non sarebbe stato possibile senza la musica vostra. Mi rifiuto di fare un testo del genere senza una musica così, come dire, energetica, più che energica, energetica, e l'avevamo fatto 10 anni fa a Santa Fiora come esperimento, e dopo il Covid abbiamo più energia. Sì, no, abbiamo più energia. Giorgio Zoccoli è venuto in mente perché non riprendiamo proprio quella roba lì, e io sono stata molto 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 d'accordo, e grazie a Orio che ha riunito un gruppo e tutto il gruppo e si è reso disponibile per questa cosa. Insieme a... io uso molto spesso nei miei spettacoli le loro musiche, infatti anche in uno spettacolo che si chiama Core, che ho debuttato anche nel loro teatro, le loro musiche sono molto presenti, per cui è per noi, per la nostra compagnia, la Catena Mutamenti, come dire, a livello di colonna sonora molto importante il loro stile. Vai. No, io volevo dire che sono molto veramente lusingato su questa. Lui mia... è Ruben Ciaviano, sono Ruben Ciaviano, violinista. Sono Ruben Ciaviano, ma sono veramente felicissimo di far parte di questa cosa, perché immaginate un violino in mezzo a una banda che è un misto, una banda con la batteria, però da una parte una banda di paese, ricorda un gruppo rock, con un direttore veramente che, a parte amici, che siamo amici da una vita, grande musicista, grande scrittore, e quindi è un piacerissimo. Oggi ho incontrato la signora e sono orgoglioso di stare lì dietro le parole, di quel violino, cerchiamo di costruire qualcosa di bello. E veramente felicissimo. Poi un altro artista che è stato nel nostro festival, che è stato Benvenuti, ha fatto un lavoro molto importante con loro, ce ne ha raccontato poi a cena, giusto? Fate il cantante per voi. Con Benvenuti abbiamo fatto due progetti. Uno è Benvenuti all'improvvisa, che è un CD che potete ascoltare su YouTube, dove Benvenuti, appunto, Alessandro ha voluto cantare con degli arrangiamenti miei delle canzoni italiane, delle più importanti, fra di Conte, di Battisti, di Battiato, mentre l'altro progetto è stata una storia di un impiegato di De André, tutto l'album completo, dove appunto c'era anche Ruben, bellissimo, vero? Bellissimo. Ha fatto una parte importantissima, bellissima. E quindi con questi due progetti abbiamo, insomma, girato un po' tutta l'Italia con Alessandro Benvenuti, sì. È un bel ricordo anche per noi, oltre che per lui, se a voi l'ha ricordato. Nel festival, come dire, ci sono delle personalità che poi si sono contaminate artisticamente. Quindi a questo punto un saluto a... a Backstage! Si formò per i millenni successivi quella che noi chiamiamo civiltà. Il principio di quel progetto era il dominio dell'uomo sulla natura, del maschio sulla femmina, dell'uomo sull'uomo, di una classe sull'altra, di una città sull'altra, fino alla nascita degli imperi antichi e degli stati moderni. L'espressione tipica di quella civiltà fu la guerra, l'organizzazione dell'aggressività collettiva, il cui scopo era l'impulso ad affermare se stesso, l'assoggettamento o lo sterminio dell'altro. Ma allo stesso modo possiamo giungere a riconoscere il valore del conflitto, la battaglia contro il male, la nostra oscurità,
è una prova difficile ma inevitabile a cui dobbiamo sottoporci per creare un senso di connessione più grande e profondo. Noi stiamo entrando con passi malcerti in un continente epocale. Milioni di anni di tensione, infine una distensione di una potenza colossale. Abituale, con una identità e una cultura, e un uomo sconosciuto, pieno di possibilità che ancora non hanno trovato luce. L'umanità è ricca di possibilità impreviste, ciascuna delle quali, quando apparirà, non mancherà di sbalordirci. Le diverse culture sono solo i rami provvisori del nostro slancio verso la piena attuazione delle nostre possibilità, come le diverse lingue. Ma alla radice c'è una grammatica comune che le raccorda. Una lingua trascendentale, unica per tutti gli uomini. È questa la lingua nuova che urge in noi. Tutte le parole trasmettono il pensiero ma non comunicano. La nostra civiltà si chiama civiltà della comunicazione, ma in realtà è la civiltà della trasmissione. Il linguaggio dell'uomo nuovo è quello della poesia e della profezia, quello che denuncia l'inaccettabilità della città presente e descrive la città futura nella quale si sarà avverata la coincidenza tra il possibile e il reale. Solo la poesia ci svela il mondo come dovrebbe essere. È una voce dell'utopia. Ci sono nelle città, nei villaggi, spazi riservati ai poeti che ci guidino lungo i sentieri delle memorie fiabesche, dei sogni proibiti. Tutto è pronto perché prevalga il processo di reciproca fecondazione, la risonanza di milioni di vibrazioni umane, prodotto collettivo di un milione di anni di pensiero. La forza dell'amore
di frammenti del mondo si cercano perché il mondo si faccia.